Top Tech ha scoperto nelle strade di Tokyo un temporary store della 3M, luogo liquido e interattivo cui i curiosi passanti non possono sfuggire. Sarà così il negozio del domani? Saranno questi i luoghi dell'intrattenimento tecnologico? E le giovani coppie si troveranno a sognare sogni digitali in questi Luna Park nascosti nelle pieghe delle megalopoli? La vetrina è touch e invita a vari movimenti e interazioni. Attiva valanghe di prodotti. Dà profondità ad uno spazio che apre prospettive interessanti per il punto vendita e per i suoi eventuali frequentatori. All'interno una serra creativa di bizzarri prodotti che celebrano il matrimonio tecnologico tra gli oggetti di vita quotidiana concepiti nelle fredde radure del Minnesota, dove la 3M ha la sua sede principale, e la buffa simpatia dei personaggi nipponici. Grande spazio alle skin. Si va da quelle più prevedibili degli smartphone fino a quelle più maschie delle supermoto, che con queste speciali applicazioni accrescono il loro fascino con un metallo che diventa poroso, ferrigno e tecnologico. Vibrano nell'aria proiezioni che rimandano agli ologrammi di Star Wars e quello che il sociologo francese Jean Baudrillard chiamava il sogno della merce. Anche in questi futuribili store vezzeggiano il nostro corpo di cittadini digitali. Top Tech oggi incontra un personaggio molto interessante, un visionario, un designer che lavora alla 3M in Minnesota, ma ha studiato qui a Milano, al Politecnico. Si chiama Mauro Porcini. Tu sei l'esempio vivente di un creativo italiano che poi entra in una multinazionale, oggi un personaggio di successo. La creatività italiana oggi è ancora attiva? Ha ancora delle cose da dire? Io penso che la creatività italiana è assolutamente, incredibilmente attiva. Non è solo la creatività e il nostro modo di approcciare la progettualità, ma è anche quello che definisco il brand culturale italiano. Il design di prodotto, la moda, la nostra geografia, quindi il turismo e l'ambito culinario sono quattro aspetti dell'italianità che ci invidia tutto il mondo. Ogni volta io passo la maggior parte del mio tempo al di fuori dell'Italia, in giro per il mondo, vivo negli Stati Uniti, ogni volta che dico sono un designer, sono italiano, si illuminano gli occhi delle persone. Quello che però sto notando è che è importante cercare di instaurare un dialogo più solido, più importante, più coerente con il resto del mondo creativo a livello internazionale. Rischiamo di celebrare troppo il nostro passato, la nostra italianità e di non accorgerci che ci sono altri movimenti in giro per il mondo che stanno diventando sempre più presenti e rischiamo di compromettere quello che stiamo facendo e tutto quello che possiamo offrire a livello internazionale. Oggi 3M è una multinazionale famosa in tutti gli angoli del pianeta. Come inizia la sua attività? È iniziata all'inizio del Novecento in Minnesota con l'invenzione della carta abrasiva. Quindi si parla di un adesivo, una pellicola e un materiale, un sostrato che va sopra questa pellicola con questo adesivo. Da lì abbiamo creato circa 45 diverse piattaforme tecnologiche che vanno dalle nanotecnologie alla microreplicazione al molding, spalmate poi su 6 mercati completamente diversi. Andiamo dal consumo ufficio, la sicurezza, l'health care, la sanità, display and graphics, consumer electronics. Quindi queste tecnologie vengono applicate a settori di ogni tipo. 3M oggi è presente per esempio nel medicale, gli stetoscopi, la maggior parte degli stetoscopi del mondo sono 3M Littmann, il post-it e lo scotch nei nostri uffici, i compositi bianchi all'interno dei denti o i film che all'interno dei cellulari o degli schermi LCD, abbiamo la maggior parte del mercato, che aiutano ad aumentare la luminosità e quindi, ancora una volta, nella logica della sostenibilità, ad abbattere i consumi energetici e ad allungare la vita della batteria. Questi sono solo alcuni esempi di 75.000 prodotti che abbiamo a portfolio. Un consiglio ai giovani telespettatori che vorrebbero diventare dei designer? Cercare di
aprire la mente, essere assolutamente curiosi, 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 viaggiare, cercare di andare al di là della superficialità e andare all'interno, in profondità, di ciò che osservate nel mondo, e al contempo cercare di imparare sempre di più i diversi linguaggi che sono necessari nella società moderna per dialogare con tutte le varie funzioni che vengono coinvolte nell'innovazione di prodotto, quindi il linguaggio del marketing, il linguaggio della tecnologia, della ricerca e sviluppo, il nostro linguaggio del design, essere poliglotta e curiosi. Mauro, che cosa hai fatto in questo salone? Abbiamo visto un'installazione molto affascinante, ce la racconti? Sì, abbiamo deciso innanzitutto di essere presenti al di fuori del salone. Non era una proposta commerciale, era una proposta progettuale, di visione. L'idea è quella di unire una varietà di tecnologie 3M che vanno dai materiali, le pellicole e la luce all'interno di un'installazione, e la proposta che stiamo cercando di concretizzare in questi scenari, in questi progetti, è quella di far dialogare l'elemento luce con materiali e pellicole. La pellicola serve per trasportare la luce, per estrarla e per giocare, dialogare con la luce all'interno degli ambienti. Quindi attraverso luce e materiali riusciamo a ricreare atmosfere completamente diverse all'interno di determinati ambienti, che possono essere ambienti architettonici, ma anche all'interno di un abitacolo di un'automobile o all'interno di una nave, tutto ciò in cui si possa giocare con la luce e con i materiali. Abbiamo visto che 3M ha una forte vocazione green, no? Mi pare, sul risparmio, sull'uso dei materiali. Ci puoi puntualizzare qualche concetto? Sì, l'idea è quella di cercare di essere sostenibili in tutte le soluzioni che proponiamo all'interno dei nostri progetti. Nel caso specifico dell'interior design, l'idea è quella di sfruttare in modo molto efficiente, quindi la parola chiave è efficienza, le sorgenti luminose, soprattutto le sorgenti luminose innovative, quindi LED e gli OLED, in connessione con le pellicole, col trasporto della luce, in modo da ottenere delle soluzioni che siano più sostenibili possibili nel consumo energetico. Tu pensi che questi progetti poi possano atterrare nella realtà urbana? Assolutamente sì. L'idea iniziale, ed è proprio la vocazione di 3M, è stata quella di proporre delle visioni e delle provocazioni e di iniziare un dialogo nella piazza, che è quella milanese del Salone del Mobile, che è la piazza più internazionale che potevamo ipotizzare. In base a questi riscontri e questi dialoghi che stiamo creando, poi capiremo esattamente in che direzione converge la nostra ricerca e sviluppo e le nostre strategie di business, ma assolutamente sì, arriveremo sulla strada. Ultimo punto, il salone quest'anno aveva un'altissima percentuale tech, perché? Design e innovazione vanno di pari passo. Design per innovare ha sempre bisogno di creare un dialogo con la tecnologia. Prendiamo l'esempio più classico del design italiano, la sedia. La sedia è stata interpretata in tutti i modi possibili e immaginabili. L'unico modo di innovare una seduta oggi è quello di innovarla attraverso la tecnologia. Potrebbe essere una tecnologia che dà la possibilità di avere finiture diverse, potrebbe essere una tecnologia che dà la possibilità di costruire quella sedia in modo diverso, quindi a livello produttivo. Questo è un esempio, ma in realtà questo vale per tutti gli ambiti. L'innovazione oggi attraverso il design viene fatta investigando la realtà e cercando di capire come la società si sta evolvendo, quindi dai macro trend sociali ai comportamenti delle persone in relazione a prodotti e brand, cercando di capire poi invece dal punto di vista business qual è il valore del nostro marchio, il valore del rapporto con il cliente, il valore del rapporto con l'utilizzatore finale, ma poi la terza area è assolutamente la tecnologia. Tecnologie delle aziende e tecnologie anche di altri partner. Oggi il concetto di open innovation, quello di innovare insieme ad altre realtà, è assolutamente importante. Non si può più innovare da un garage o un'azienda da sola, bisogna creare un dialogo, e questo è il concetto che anche noi stiamo cercando di enfatizzare, di open innovation. Quando Mauro Porcini lavora nella fredda Minneapolis, cosa gli manca dell'Italia? Il cibo, prima di tutto, lo stile italiano. Mia moglie lavora per Gucci, quindi quella, l'America assolutamente non,
è molto lontana dal nostro stile italiano. Ed inverno il clima, perché raggiungiamo i meno 40 gradi, quindi è una sofferenza. Grazie Mauro, buon lavoro. Grazie a voi.